sono in una scuola primaria. Hai una supplenza annuale? Oh, al 30 giugno, non annuale. Sì, quelle annuali sono un po'. E attendi il ruolo a questo punto per il prossimo anno? Aspetto il ruolo, no, perché nel senso ho fatto il concorso, se non ci stabiliscono con una graduatoria di merito dovrò rifare il concorso. Ma io faccio una cattedra completa e ho un bimbo di 5 anni. E come faccio a studiare? Io allo scorso concorso studiavo di notte. E ora come faccio? Di nuovo mi rimetto a studiare per un concorso che fra 2 mesi riuscirà, probabilmente più selettivo, ma io l'ho già superato un concorso, tutti i concorsi pubblici meritano una graduatoria, hanno una graduatoria e la nostra scuola no, non lo permette. Sono Carmelinda Randone, faccio l'insegnante dal 2009-2010. Sono stata chiamata a Brescia e ho fatto molti anni a Brescia, primaria e alle medie, insomma secondaria di primo grado. Dopo Brescia mi sono trasferita in Toscana, a Pisa, e continuo a lavorare come precaria dal 2009-2010, senza delle certezze, con un bimbo, un reddito unico, perché sono una ragazza, una mamma, insomma. E non è facile con 1.400 euro, un mutuo, l'asilo e non avere la possibilità di pagarmi una babysitter quando mio figlio sta male. Continuiamo a pagare l'Europa e non vogliamo stabilizzare la gente che da anni sostiene la scuola, perché la scuola senza noi precari, compresi gli ATA, comprese la parte amministrativa, non andrebbe avanti. Però continuiamo a pagare l'Europa e non a stabilizzare le persone per dargli dignità, dignità al merito. Guardate qui, dignità al merito. Io ho fatto anche il concorso, l'ho superato, non sono entrata fra i 109 in Toscana messi a bando, 109 posti messi a bando, superata da gente che aveva probabilmente altri diritti rispetto a me, ma ci sarei rientrata. Però sono qui a manifestare perché non è corretto, non è giusto. Noi sosteniamo la scuola, la portiamo avanti con amore e con dignità e continuiamo ad essere trattati così. Io mi sento di chiedere sicuramente dignità per chi sostiene la scuola in ogni senso e chiedo che anche tutto ciò che riguarda la formazione andrebbe dal datore di lavoro, perché io quest'anno, se mi dovessi prendere 30 CFU che mi mancano perché posso insegnare alle medie dove ho insegnato, non posso andare a lavorare. E come faccio a dar da mangiare a lui, a mio figlio? E chi me lo sostiene? Me lo sostiene il ministro? Va bene, io mi formo e poi...